Allora raga, sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi ragazzi di nuovo su Minecraft. Per quest'oggi compreremo una mod che è veramente stupenda. In pratica ci permette di percorrere la vita di una persona da bambino, adulto, vecchio. E dopo vecchio ci sarebbe appunto la fase dove vai a giocare a briscola nei bar, ma tralasciamo questo dettaglio. Io appunto, come vedete, sono alto un metro e un carciofo, perché appunto siamo nella fase bambina. In questo video cercheremo di percorrere, non dico tutta ragazzi perché ci vuole veramente troppo tempo, ma vedremo comunque come funziona tutta questa mod. Tra l'altro siamo anche spawnati nella terra delle mucche. Brutta tro... Comunque non ci sono più le mucche di una volta, eh. E prima di cominciare, come sapete ragazzi, vi lascio un bel pollicione in su, e quest'oggi il like potreste lasciarlo con la nocca della mano sinistra. E una volta fatto ciò, commentatemi qua sotto con scritto Candela. Vi ricordo come sempre come di seguirci su Instagram se volete qualche contenuto extra ogni tanto che mettiamo nei video. E nel caso non vogliate farlo ragazzi, sappiate che le mucche potrebbero complottare qualcosa contro di voi, e le mucche sono brutte persone. Vengo giù, ti spacco la faccia. Ma sta figlia di... Vamonos dunque a ombre. Qui possiamo decidere appunto se vogliamo essere un umano o un umano, perché non c'è altra scelta, o a meno che non sia diventato scemo il mio mouse, ma ok. Lo possiamo cambiare tipo modello di capelli. Prima sembrava Goku, adesso sembra Vegeta, ma ok. Possiamo cambiare il colore dei capelli, ma nero penso che vada benissimo. Qui possiamo cambiare la nostra skin e potremmo diventare una sorta di samurai nudo. Non so quanto sia bello diventare un samurai di mutande. Una volta accennato il tutto ragazzi, abbiamo qua appunto le nostre statistiche che aumenteranno con l'avanzare dell'età. Appunto abbiamo tutte le nostre generalità, diciamo, e va tutto bene così ragazzi. Accettiamo il nostro profilo, dopodiché possiamo cominciare finalmente la nostra fottuta avventura. Qui abbiamo il nostro fottuto profilo, come vedete sono appunto livello 1 perché sono nato da 10 secondi. Abbiamo la forza di una scarpa. No, le scarpe fanno male, raga. Abbiamo la forza di qualcosa che non ha forza. La vita fa schifo e il resto fa schifo, raga. Ma ovviamente siamo agli inizi e ci sta. Questa è la nostra scheda, appunto. Abbiamo il nostro nome, da quanto tempo siamo in vita, neanche un giorno. La nostra età convertita in questi anni, ovvero 6. Ovviamente abbiamo il calendario con tutti i giorni della settimana, e questi dovrebbero essere i mesi in teoria. Poi abbiamo i giorni della settimana come lunedì, martedì, mercoledì, eccetera. Abbiamo Wolf's Day, Blaze Day, Wither Day e robe del genere. Non so se questi giorni hanno qualche caratteristica diversa l'uno dall'altro, raga, ma non ne sono così tanto sicuro. Tutto quello che dobbiamo fare una volta installata questa mod è semplicemente, raga, a parte che sono veramente alto un metro un carciofo, tutto quello che dobbiamo fare dopo aver installato questa mod è semplicemente giocare come giocheremo normalmente e aspettare appunto che la crescita abbia il suo fottuto corso. Tanto scaviamoci la tana, altrimenti qua porca troia arrivano gli zombie la sera maniaci e... Voilà, tana completata, raga, le talpe qua 90 e anche tutti i ronditori che fanno i buchi. Facciamo qualche cosa di ferro prima che venga notte notte, altrimenti poi vediamo veramente gli zombie che cercano di prendere il nostro retto, e la cosa non è assolutamente bella, ma neanche un po'. A few moments later. Mannaggia i venditori ambulanti di stracci sotto gli ombrelloni che vengono a chiederti se vuoi il tatuaggio. Porca troia, che non c'entra niente comunque, ma va bene lo stesso. Raga, mi si era bloccato il programma di registrazione, abbiamo perso la prima notte. Comunque in pratica tra poco dovrebbe scattare il primo giorno, che dovrebbe venire scritto in basso a sinistra che abbiamo superato appunto la giornata, e voilà, appunto ragazzi, noi siamo nel Wither Day e siamo nel terzo giorno di questo mese. Ovviamente il danno e tutte le cose sono sempre zero. Il livello dovrebbe aumentare in teoria con l'aumentare appunto degli anni. Vabbè, facciamoci un'altra velocissima nottata in modo da far passare il tempo, perché ragazzoli, mandare avanti e indietro il tempo cercando di crescere non funziona. È una cosa che dobbiamo fare assolutamente, diciamo, per gradi. Raga, non possiamo barare, cioè un modo per barare c'è, ma ve lo mostrerò più tardi. Uè, signor Zombolo, come... Salve signor Creeper. No, lei proprio mi sta veramente poco simpatico, quindi stia lontano. Signor Zombolo, venga. Ma è scemo, ma cosa c'hai? Le castagne sugli occhi sono dietro di... Madonna santa, raga, ma è scemo. Sembra più fatto di silente dopo un bong. Signor Zombolo, la vuoi la spada nel retto? Venga qua un secondo. Salve signor Creeper, non tutte e due insieme, una alla volta, ho detto. Non voglio queste orge strane. Dove è volato il ragno di sotto? Ma ok, signor Creeper, buongiorno. Come c'è? Cioè, buonasera. Prendiamo l'assalto verso questo Creeper. Non esploderai, maledetto. Perfetto, non è esploso. Tanto sono sicuro che mi viene giù l'altro Creeper e ci fa saltare gli occhi. Niente da fare, il mio odio più profondo rimane sempre per questi arcieri di merda. Sì, ho detto una alla volta. Madonna, sai, un party, uno scheletro, un ragno, un Creeper, uno zombie che cerca le natiche, raga, ma è orrenda sta cosa. Basta, ho detto, porca troia. Secondo me, raga, ma... no, non mi ammazzano però. Raga, lo scheletro ha beccato il ragno l'ha preso malissimo. Signor Creeper, scoppi che mi ammazza. Niente, lo zombie, raga, i Creeper sono stupidi. Cioè, io non capisco perché, però sono cretini. Ho sentito movimenti alquanto strani qua sotto. Signor Creeper, qua il buon vento la porta qui. L'avvento di esplosione, perché porca... Raga, me li becco sempre i Creeper, cioè, c'è niente da fare. Vai che scoppia anche il ragno, vai che... È scoppiato il ragno, no. Cioè, raga, allora, sono veloci solo quando non importa. Io questo non l'ho capito, signor zombie, da quanto tempo? Cioè, veramente. No, seriamente, raga, sto trovando solamente scheletri e creeper. Di zombie ce ne sono pochissimi. Madonna santa, sti fottuti scheletri. Ma vaffanculo. No, raga, seriamente, gli scheletri non li sopporto. Li odio al 100%. C'è un modo per eliminarli completamente dal gioco, raga. Sarebbe bellissimo. Ma non posso voltarmi ogni volta che ci sono questi con le mani proprio che cercano di metterti a pecora, raga. Non c'è senso sta roba. Cos'è la fossa biologica piena di zombie questa? Signor zombolo, stia nella fossa. Ok, stia dentro qua. Perfetto. Adesso cerchiamo un posto dove mangiare le nostre viste.
bistecche senza ricevere sorprese, diciamo, creeperiane. Non per essere scortese, ma qua Joe non viene più. No, ma che brutta accoppiata. C'è Creeper con Scheletro, cosa più brutta. Però ragazzi, esplosa assieme. Gli esplosa assieme, signor. Un scheletro, ok, basta, per favore. Non lo so, si vede che diventare un essere marcio sarà la nuova moda, non vedo nessuno, insomma, in vita, tra virgolette. Maledetto scheletro, ma ti puoi piantare le tue ossa nel culo che manco c'hai? Vuole fottersi, signor Zombolo, per favore. La spada, ah, tra l'altro anche la spada quasi distrutta, ma ok. Eccolo lì il creeper, devo stare zitto, ragazzi, perché mi richiamo queste cose. Non si fa vedere, ma sta fottutamente complottando contro di noi, quindi è giunto il momento di uccidere sto creeper. Signor Creeper, ecco, vabbè, alla fine è scoppiato lui, ma ok. Sai che sta pian piano venendo giorno, basta, signor scheletro, se ne infili negli occhi. Insomma, le frecce, anche perché altri buchi non mi sembra li abbia. Madonna santa, ci voleva anche lo scheletro col pigiama da notte. Mi scusi un secondo, non è che si può fottere, signor Zombolo, grazie mille. Madonna, i ragni non li sopporto. No, i ragni, ragazzi, veramente non è che mi diano tanto fastidio quanto gli scheletri. Cioè, i ragni sono figli di madre con otto zampe, però raga, gli scheletri sono figli d'Androchio, cioè gli scheletri hanno seriamente la madre che batte in tangenziale. Ok raga, forse di mob non ne abbiamo più nei paraggi, anche se sento comunque in lontananza di rumori veramente poco piacevoli. Ok, siamo passati al giorno successivo, non me lo conterò ovviamente quello appena trascorso, cioè non subito, anche perché appunto abbiamo modificato l'orario, cioè tra poco dobbiamo modificarmelo, ma non subito, perché appunto ragazzi, se mandiamo avanti il tempo così i giorni me li switch, ma se andiamo comunque nel nostro profilo, come vedete, io ho trascorso comunque solo un giorno, ecco, due appena adesso, anche se comunque qua mi conta che sono al sesto giorno del mese. E la domanda dunque è: ma c'è un, insomma, un modo per tornare grande e invecchiare prima? Ragazzi, un modo c'è, perché ho la netta sensazione che tra poco avremo la vista di qualche zombie fastidioso, non so perché. Eccolo lì appunto, ho altri rumori molestissimi da questo buco, ragazzi, dovevo tapparlo subito, lo sapevo, no i creeper no. Ok ragazzi, ci siamo, ragno fottuto, adesso finalmente possiamo appunto comparare le varietà. Spero non spunti qualcos'altro dalla foresta, mi auguro principalmente di no. Appunto Ombre, il comando per cercare di invecchiare in modo truffaldino è appunto i cage, poi mettiamo un numero subito dopo, raga, che in pratica sentiamo il numero dei giorni trascorsi con questa mod in pratica di 10, non aumenta assolutamente una fottuta minchia. Ok, con 20 forse dovrebbe cambiare qualcosina di più, raga, dovremmo essere un pochino più vecchiotti, avremo, non so, di circa 10 anni, qualcosa del genere. Ok, come vedete siamo cresciuti leggermente rispetto a come eravamo prima. Dopo appunto 20 giorni abbiamo 10 anni, comunque raga, i giorni passano abbastanza in fretta. Se vogliamo diventare subito adulti, non so, facciamo tipo 50, dovremmo diventare, esatto ragazzi, appunto a questo stato abbiamo 16 anni, è passato giusto un anno e 4 giorni e siamo adulti. Ovviamente questa non è la grande massima, possiamo crescere ancora di più, mi sembra che, secondo me raga, mi sono dimenticato l'adolescenza, secondo me, esatto, ok, 12 anni appunto, l'adolescenza dopo 30 giorni siamo ancora più grandini rispetto appunto a quello di 10 anni, mi sembra, non so se la grandezza è uguale, raga, comunque in teoria dovremmo essere leggermente più grandi. Se mettiamo 80 invece dovremmo essere alla grandezza completa, dovremmo essere esattamente ancora un po' più grandi. Penso che più grande di così non si possa, appunto è passato un anno e 34 giorni, abbiamo 23 anni, da qui in poi inizia il processo, diciamo, di invecchiamento. Saremo così, non so, fino a tipo 50-55 anni. Lo noteremo ovviamente dai capelli, perché cominciano a diventare leggermente, insomma, sbiaditi. Iniziano il percorso per andare poi sul bianco. A questo stadio appunto abbiamo 60 anni, sono scorsi 5 anni e 20 giorni su Minecraft, cominciamo a diventare leggermente un po' acciaccati, come piace a mia madre. Qui di anni ne abbiamo 71 e si possono notare molto di più i segni della vecchiaia, cioè siamo già il tipico vecchio che va nei cantieri, cioè non siamo ancora così sclerotici, però l'età potrebbe iniziare da qui, e con 350 dovremmo avere, insomma, i capelli bianchi del tutto, cioè mi sembra che più bianchi di così non si possa. 82 anni, dopo 7 anni e 28 giorni su Minecraft, siamo adulti, siamo finalmente pronti per briscolare nei bar come dei demoni. Se vediamo invece i cage, 400 dopo 400 giorni trascorsi, abbiamo la bellezza di 92 anni e siamo, diciamo, nello stadio vecchio, cioè, siamo pronti appunto per indossare la dentiera e fare gli sboroni con i pensionati dell'ospizio, e sarà appunto dirvi il gioco quando sarà tempo di rinascere. Come potete vedere, con lo smeraldo possiamo rinascere, me l'ha messo appena sono arrivata a 93 anni, non so se è di default o ve lo metteranno, ma a 93 anni abbiamo la possibilità di tornare a nascere un'altra volta, lasciando il nostro personaggio morire tra virgolette per rinascere poi sotto mia madre. È veramente fatta molto bene, ragazzi. Ditemi se avete mai provato questa mod, vi lascio sempre il link sotto in descrizione in caso vogliate provarla. Io comunque, ragazzi, termino qui questo video. Spero che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, di lasciarmi un bel mi piace, un commentino. Iscrivetevi al canale se volete. Trovate Facebook o Instagram in descrizione nei commenti. Come al solito, ragazzi, e che dire. È uscito un altro video del 14 di Next. Quindi, nel caso non foste persi, trovate comunque il link qua sotto nei commenti. E che dire, qui da Freddy, dal ragno che abbiamo sotterrato prima. Sarà il mi sembra non sia tanto contento, ma ok. È tutto. Bella, raga.